quella di avere ospiti le leggende dell'hockey a rotelle, è diventata ormai una routine per Versilia Hockey. Ben trovati per il nostro consueto appuntamento. Dopo Pedro Gil abbiamo un'altra delle leggende viventi dell'hockey a rotelle. Con noi c'è Alessandro Bertolucci. Ben trovato, mister, lo chiamo mister, Sì. coach, non lo so, il mio maestro di hockey Roy Lepore. Allenatore del Centro Porsche Versilia Hockey Forte dei Marmi, allenatore della nazionale di hockey, già giocatore e scudettato col CGC Viareggio con il fratello Mirko. Mi ricordo le mitiche battaglie con i gemelli Michelon al capannino, una leggenda appunto dell'hockey che adesso è diventato uno dei migliori allenatori del panorama mondiale e se lo gestiscono a forte dei mani, ma se lo battono un pochino tutti e probabilmente per l'anno prossimo ci sarà un'altra avventura per lui. Però io voglio parlare subito del primo successo portato da Alessandro Bertolucci e dai suoi ragazzi, naturalmente, con la vittoria della Coppa Italia. Una vittoria che vi premia di tanti sforzi e di un modo di affrontare queste partite con grandissima intensità, tanta fatica, quindi tanti allenamenti durissimi. Parliamo intanto di questi successi con il forte di questa Coppa Italia che vi meritavate di fronte a un palazzetto strapieno. Beh, intanto ci tengo a dire che comunque tutte le squadre che erano lì avrebbero meritato la Coppa perché sono tutte e quattro di altissimo livello che hanno espresso un bell'hockey, ok? Abbiamo, come si dice da noi, tribolato le pene dell'inferno per battere Lodi e abbiamo fatto una fatica incredibile per battere il Follonica, quindi l'unica partita che diciamo così ha strabordato come risultato è stata quella del Follonica col Trissino che era 5-1, ma c'è Sappiamo benissimo la tante forza del Trissino, quindi vuol sono dire che lì c'è tante stato qualcosa di una partita secca che può andare una anche partita secca in quella maniera. che se incontri il Follonica è un bel crostino e quindi niente, complimenti vanno a tutte e quattro le squadre perché quando arrivi lì tutte e quattro meritano di vincere. Chi ne ha un po' di più, forse sì, a livello tattico, ma io come dico sempre, quando si arriva poi al dunque, alla finale, l'aspetto tattico e l'aspetto tecnico, per l'amor del Signore, sono fondamentali, ma l'aspetto Cioè, un caratteriale plafond che devi aver il costruito con gli allenamenti, tatticamente e tecnicamente ci devi essere, ma poi lì ci vuole qualcosa in più dall'altro punto di qualcosa in vista. più che poi, come tutti sanno, siamo arrivati veramente scocciati noi a giocarla in cerottati, a giocare la finale perché al di là che ci mancava Federico, che comunque volente o nolente è il capocannoniere del campionato, ma c'avevamo Pedro che stava veramente male perché la sera con Lodi si è presentato al palazzetto con Con la 39, febbre. 39 di febbre e quindi era uno straccio. La sera dopo l'aveva più bassa, stava leggermente meglio la sera prima, però non stava bene. Quindi siamo arrivati proprio zoppi a giocarsi la finale, ma c'era grandissima voglia di vincere e quella che poi secondo me ci ha fatto fare il surplus a livello proprio di squadra, compatti, avevamo quell'obiettivo lì e poi dopo tanti anni che il Forte dei Marmi non riusciva a vincere un Aspettava un trofeo, trofeo in certo. casa, c'era anche un alone, una sorta un po' come si dice, non di negatività, però C'era da insomma sfatare, insomma, c'era da qualcosa. sfatare questa roba qui che noi, i più giovani, i più vecchi, diciamo i più giovani che siamo arrivati ora, l'abbiamo presa un po' più alla leggera rispetto a chi era qui da qualche anno. Quindi lo sforzo è stato enorme. E come dissi alla presentazione quest'estate, si meritava un trofeo a Attilio Bindi perché con quello che ha fatto in questi 3 anni qui nell'hockey, bisogna levarci il cappello Per tutti. tutto il movimento, Roy, la prima domanda, dopo i grandi successi da giocatore, ti aspettavi che diventasse così bravo anche come allenatore? Ma che ottenesse tutti questi risultati e vincesse subito così tanto, no. Ricordiamo che è reduce dal Però campionato, lo scudetto ce l'ha appunto già addosso c'è perché lo l'ha vinto scudetto col con il Trissino, Trissino, no? c'è la Coppa dei Campioni, insomma tutto quello che c'era da vincere col Trissino l'ha vinto, però che era bravo, che era un allenatore in campo, che era l'esperto.
esperto che conosce per il hockey sia italiano che internazionale, avendo giocato sia lui che il fratello Mirko anche all'estero, sono bagagli che poi i tecnici che te li porti avendo giocato proprio anche con campioni al suo fianco, e quindi tutto sommato, come dice lui, un carattere vincente l'ha sempre avuto, è riuscito a trasmetterlo nella testa di questi giocatori, che poi basta poco, no? Basta fare un piccolo salto per fargli ottenere questi risultati. E poi, voglio dire, la corsa allo scudetto c'è sempre. C'è sempre, che potrebbe, appunto, sì. Quindi abbiamo parlato di risultati ottenuti. Ha parlato di Attilio Bindi, che gli hanno già regalato un trofeo, che poi gli hanno regalato anche la Supercoppa, sì, che voglio dire, lui qualcosa aveva già rivinto, e ora c'è lo scudetto tutto da giocarsi, no? Ancora anche con questa lotta al primo posto che li vede ancora in testa con un punto di vantaggio con il Trissino, e sabato si saprà, è domenica, no? Perché il Trissino giocherà domenica con il Bassano. Voi andate a Grosseto, chi arriverà primo in questa regular season? A proposito, però, i risultati con veloci, vediamo subito. Trissino, che era partito male con Grosseto, Trissino, prossimo avversario del rossoblu. Dopo, no? Ce l'ha fatta rimettere in piedi la partita, ha vinto 5-3, quindi è testimonianza che questo Grosseto è una squadra viva. Nelle partite di domenica il Valdagno ha superato il Montebello 4-2, Lodi è andato avanti sul Giovinazzo 6-2, il Bassano ha superato il Sandrigo 5-2, il Sarzano è andata a vincere a Breganze 6-4, ovviamente il Forte dei Mami è riuscito a superare il Monza in casa 5-2 con la doppietta di Federico Ambrosio, gol di Rossi, Galbas di Pedro Gil e la doppietta nel finale di partita di Tamburi Legu per il Monza. Però una partita, Alessandro, che insomma avete tenuto in mano, diciamo, da subito, no? Sì, sì, abbiamo fatto una buona gara. Ho detto ai ragazzi di tenere un pochino le antenne dritte, perché dopo la vittoria della Coppa Italia c'è stato un po' sciogliere righe, perché siamo andati via con la nazionale, qualche ragazzo è andato a casa in Spagna, insomma ci siamo un po' sparpagliati, ci siamo ritrovati. Domenica avete festeggiato giustamente la vittoria della Coppa Italia, sì, al bagno Tahiti. Sì, ieri abbiamo fatto la vera festa della Coppa Italia con tutti, perché poi realmente non l'avevamo neanche festeggiata, abbiamo fatto qualcosa quella sera lì della vittoria, ma poca roba, perché poi si partiva via con le nazionali, e ieri abbiamo fatto una bella festa, insomma. Sabato il timore era quello di non avere proprio la concentrazione al 100%, visto che era tanti giorni che non si faceva partite e venivamo da una vittoria così importante, quella lì della Final Four, quindi siamo stati bravi, abbiamo tenuto botta, c'è stato un momento che il Monza francamente meritava qualcosina, hanno preso un paio di pali, però siamo sempre rimasti in partita. Hai ritrovato anche Ambrosio. Abbiamo ritrovato Fede, finalmente ha avuto il via da reparto sanitario, quindi ora ci abbiamo da gestire un pochino, soprattutto questa settimana qui deve spingere un po', perché si deve preparare, anche perché fisicamente non è un esile come me, che magari in tre giorni trova la forma, è un fisicone, quindi c'è da lavorare un po', ma comunque Fede sotto quell'aspetto lì è un professionista, sì. Tutto l'anno che diciamo che il Grosseto è una mina vagante, soprattutto in casa a volte trova dei risultati che non ti aspetti, probabilmente una squadra ben costruita, perché è sempre stata nella parte sinistra della classifica, quindi Forte dei Marmi deve stare attento, perché comunque Trissino è lì. Trissino è lì, anche se gioca con il Bassano in crescita, in un derby sicuramente sempre importante, però il Forte dei Marmi, se riesce chiaramente a fare il risultato a Grosseto, è primo. Voglio dire, quanto è importante arrivare primi per accedere ai playoff da una posizione di vantaggio? Ma arrivare primi intanto corona anche il vincere aiuta a vincere lo sforzo che abbiamo fatto, che praticamente siamo primi dalla prima giornata, no? Certo. E poi c'è la griglia del playoff, che insomma ti dà la possibilità di giocare con l'ottava, che sicuramente ha meno punti rispetto alla settima, quindi certo, vuol dire che un valore tecnico meno c'è, e poi ti dà sempre l'opportunità che arrivando in finale di averla bella in casa. È vero che quando poi arrivi a rush finale, una squadra del livello come siamo noi, giocarla fuori, giocarla in casa, conta sì, ma relativamente, però io ti dico, dopo aver vinto la Coppa Italia,
e l'entusiasmo che è cresciuto in questi ultimi 15 giorni, francamente preferisco avere le belle in casa. Ci fermiamo solo un break per la pubblicità e poi torniamo ancora qui, parliamo anche di nazionale. Alessandro Bertolucci è anche l'allenatore della nazionale, reduce dal torneo delle nazioni, tra poco. Ed ancora a Versilia Hockey con l'allenatore del Centro Porsche Firenze, Versilia Hockey Forte dei Marmi, Alessandro Bertolucci, Roy Lepore, ma Alessandro Bertolucci è anche l'allenatore della Nazionale Azzurra. Nazionale Azzurra che reduce dal Torneo delle Nazioni a Montreux, una faticata, una bella avventura. Abbiamo anche le immagini, Matteo dalla regia adesso ce le manda, della partita con la Francia, ma è stata una bella avventura a 360 gradi che però vi mette addosso un po' di pressione, perché ora per i mondiali siete fra le squadre più attese. Ma io credo che poi chi fa questo mestiere qui a questi livelli qui voglia anche un po' di pressione, no? Perché certo. Se no alla fine vedi che vista da fuori sembra una cosa insostenibile, per voi invece è quello che vi dà il sale, no? Soprattutto ci devi convivere, no? Perché se no non puoi fare per tanti anni. Quanti anni è che pattini, Alessandro? Ma è che avevo 5 anni, 6 anni, sarà dal 75 che mi ha messo i pattini alla pista del Fiore, alla Migliarina. Quindi è una vita che abbiamo oppressioni, perché dove andavo mi chiedevano di vincere, a volte ci riuscivo, a volte no. Ora, hai abituato male i dirigenti, perché sì. Dove vai vinci. È anche buono avere le pressioni, perché ti fa sempre stare sul pezzo, e soprattutto, come dico ai ragazzi, anche quelli un po' più giovani, che bisogna convivere con le pressioni, perché poi nel momento che ti riesci a convivere con la pressione riesci a esprimere poi il massimo a livello tecnico, capito? E lì a Montreux abbiamo fatto un ottimo torneo, sicuramente meritavamo qualcosina di più. È stato qualcosa con i rigori che non è andato come speravate, no? Abbiamo avuto realmente abbiamo perso, come vi dicevo prima, abbiamo perso solo con l'Argentina, una parea sola abbiamo perso. Col Portogallo abbiamo fatto un'ottima gara di sofferenza, perché bisogna essere anche onesti, il Portogallo il primo tempo ha spinto tanto, meritava. Sgarri ha fatto una super partita, ma il secondo tempo l'abbiamo equilibrata un pochino, e supplementare addirittura forse abbiamo avuto qualche occasione in più. Noi abbiamo preso, se non sbaglio, due o tre pali e una traversa. Insomma, l'ultima di Antonioni nel secondo tempo supplementare, ha preso traversa con un pizzico di fortuna, ma probabilmente vai anche a giocarti la finale. Poi dopo il terzo e quarto posto con la Francia, abbiamo fatto un'ottima gara. Siamo andati in vantaggio due volte, anzi no, tre volte, non siamo stati magari lì, magari bravi a gestire un pochino il risultato lì, però di là ci sono dei campioni, quindi anche lì quanto demerito nostro e quanto di merito degli altri, no? Okay. Poi ci sono quei fratelli di Benedetto lì, sono dei campioni, giocano nei top club mondiali. Ok, quegli altri ragazzi della Francia comunque sono, quello giovane gioca nell'Igualada, quell'altro giocano nel campionato portoghese, comunque ormai è una squadra ben solida, sa quel che vuole, e tutti gli anni insomma facciamo fatica a vincerci. Cioè, abbiamo vinto il terzo e quarto posto all'Europeo di Noia. Certo. A rigori. Ci avevamo perso a rigori il terzo e quarto posto del mondiale in Argentina, ora abbiamo perso a rigori questa qui, quindi la prossima tocca a noi. Mondiale di Novara? Mondiale di Novara è una bella... Settembre, no? A settembre, seconda settimana dell'Under 19, e la terza settimana è la Senior. E è una bella cosa per in generale, per tutto il movimento hockeyistico italiano, e dove dobbiamo in tutti i modi, insomma,
Tra l'altro segue le orme di Cupisti, no? Anche Cupisti, che è stato giocatore per tantissimi anni, portiere del CGC e poi allenatore sia del CGC che della nazionale. A Nazionale, sì. proposito di CGC, Roy. Una cosa sola, Alessandro, ci potrebbero essere qualche variante di questa rosa di Montreux per i mondiali? Ecco, lì hai voluto vedere qualche giocatore, Ma sì, magari che poi, ho anche con i approfittato portieri, no? di vedere anche un po' dal vivo, perché poi non avendo tanti giorni di raduno, devo arrivare già a raduni con una grossa scrematura, non posso fare Chiaro. selezione su selezione Certo. perché il tempo, i giorni sono pochi, e ho approfittato insomma di questo torneo qui, che è un torneo importante, di vedere anche i ragazzi un po' più giovani, insomma, non, magari non per ora, ma per il Anche proseguo, per il perché comunque futuro. ce n'è tanti giovani che hanno sicuramente carriera in nazionale. E sono rimasto, devo essere onesto, sono rimasto ben impressionato da parte di tutti. Ecco, possiamo essere tranquilli che il futuro azzurro dell'hockey, dico, ce l'abbiamo, nel senso, ecco, dei ricambi anche a Sì, questi giocatori. sotto ci sono ragazzi comunque di 24-25 anni, 22, insomma, ci sono altri due o tre ragazzi giovani importanti, uno è Matteo Cardella, uno è Gioele Piccoli, uno è Giulio Piccoli, uno è Di Qui Giovanni, insomma, qualcosa di quelli che ci abbiamo fatto poi la finale del Mondiale in Chiaro. Argentina 2 anni fa. E vedo che durante il campionato stanno facendo buone cose e il mio augurio, insomma, che Sono dei possano. messaggi importanti che lancio a tutti questi Sono giovani, hanno ragazzi. 19-20 anni, mi auguro che cominciano a prendere anche un pochino più di minutaggio durante la stagione nel proprio club, in maniera che poi venga buono anche per la nazionale. Roy, In la 2. A2 si parlava appunto già anche nei nostri servizi nei TG, c'è il 100 giovani calciatori che vincendo a Follone, che è una partita non scontata perché è andato lì senza Rosi con Raffaelli a mezzo servizio, è riuscito a vincere questa partita che direi è determinante per aver allungato sulle dirette inseguitrici. Il risultato del CGC 3-2 di misura con tripletta di Samuele Muglia, capocannoniere con 35 reti, ma con Pablo Gomez in porta sicuramente, che ha chiuso la sala cinesca e ci ha messo anche lui del suo, con il Follonica che era andato addirittura in vantaggio, quindi con Polverini e Cabiddu, e poi il Cento è riuscito a ribaltarlo. Invece il tuo fratello Mirko Alessandro ha vinto una bella partita con il nostro amico Alberto Orlandi della Rutellistica Camaiore, 4-3, con anche qui si era messa male per Mirko perché era passata in vantaggio la Rutellistica, poi con Pardini e Mattugini, poi Pesavento, Poletti, Cardella, Carrieri, in fondo Pardini, i marcatori di questa vittoria davvero importante. Il Castiglione ha vinto a Prato per 9 a 4, il Sarzana con il Salerno 7 a 5, invece il Forte dei Marmi è stato battuto in casa dal Matera 6 a 1, la rete rossoblu per la squadra di Roger Molina di Ambrosio, poi 4 reti di Piozzini, Gadaleta e Monticelli. Il centro, come detto, è a 31 punti e la Rutellistica, la Pumas, a 25. Diciamo, Alessandro, te la Pumas ne fai parte anche te, possiamo dire, perché l'avete fondata insieme a Mirko. Anche qui, a proposito di giovani interessanti, Mirko, insomma, ha fra le mani dei buoni giocatori, Sì. E plasmati anche ovviamente più mettiamoci anche del grazie pubblico che c'era a vedere questa a te. partita, Visto, visto. perché è una cosa importantissima Sì. aver Sì. ridato vigore, no, a tutto il movimento con queste squadre versiliesi che se la battono per un campionato importante come quello di A2. Sì, ho visto dalle immagini, insomma, c'era il buon palestrone del Varignano, bello Sì, gremito, ora no? incomincia a essere quasi insufficiente per la Pumas, no? Eh sì, Specialmente. ora no, ma è lì Mirko sta facendo un gran lavoro, sono tutti ragazzi giovani, il più grande ha 18 anni, ce n'è due di 15, uno è Ricordiamo senza Matteo Marchetti, purtroppo il capitano è infortunato in un incidente stradale che si è privato anche della nazionale Under 19, che era un bel giocatore anche È per un te. faro della squadra, però insomma dicevo ci sono ragazzi di 16 anni, addirittura due di 15 perché Pesavento più piccolo e Elia Cardella hanno 15 anni,
sono praticamente quasi effettivi. Approfitto, Alessandro, della tua presenza proprio in chiusura per sentire novità sul progetto che avevate di quel centro sportivo a Torre del Lago, di cui avevate gestito per un certo periodo, anche lì ridando vita a tutta, dico, la frazione torrelaghese. È rimasto allora nel cassetto, lì, no, le solite questioni burocratiche che fanno roba burocratica. So che è passato in provincia, quindi già siamo già un bel punto. E lì sarebbe importante per la crescita ancora di più dell'hockey. Ma stiamo scherzando, spazio, cioè, ma perché abbiamo chiuso una pista all'aperto come quella, poi non dimentichiamo che la Pumas deve girovagare chiedendo ospitalità e a volte si sono allenati anche all'aperto d'inverno, perché ma poi parliamoci chiaro, sarebbe qualche cosa di veramente importante anche per Torre del Lago. Cioè, non solo per Viareggio in generale, ma no, proprio per Torre del Lago non c'è niente. Se riusciamo a fare questo benedetto progetto, voglio dire, poi è un centro polivalente, un punto di riferimento anche proprio di aggregazione. Insomma, sostanzialmente Alessandro Bertolucci ha girato il mondo per l'hockey, ma si è sempre rimasto comunque legatissimo alle radici. Le radici sono radici. Era ritornato qui e invece purtroppo, insomma, lo diciamo l'anno prossimo, no, chiaramente, va a Bassano Alessandro Bertolucci, Roy. Radio Mercato dice questo chiaramente. Sono ormai cose, voglio dire, scontate. D'altra parte, come abbiamo detto, allenatore nazionale di una squadra di club, lui vive di questo e chiaramente, voglio dire, se lo cercano, come voglio dire, sta abituando le persone a vincere, no? Ora la cosa più importante, francamente, è concentrarsi sullo scudetto, è portare a termine la stagione nel maniera e regalare, se ce la fate, ovviamente anche lo scudetto. Vincere lo scudetto sarebbe una cosa, veramente un sogno, ok? Fare doppietta sarebbe uno spettacolo, proprio perché non è proprio facile. Ecco, qui Alessandro ti interrompo, è il trissino solo che può darvi noia, oppure si gioca ai playoff, come disse qua quando venne Federico Ambrosi, dice: io con il Lodi da quarto ho vinto lo scudetto. Quindi no, le playoff non c'è da sottovalutare nessuno. Assolutamente, ma il Follonica è una grande squadra. Il Lodi è una grande squadra, il Trissino non te lo dico nemmeno, il Trissino è la squadra più attrezzata molto probabilmente del campionato. Quindi non c'è forte Trissino. Non c'è scritto da nessuna parte nel Forte dei Marmi ci sono tutti questi nomi sia così forte. No, assolutamente. L'ultimissima domanda, 30 secondi perché è tardi. Alessandro Bertolucci porta un modo di allenarsi e di intendere l'hockey molto moderno. Un modo di intendere l'hockey con grandissima velocità e grandissima fisicità, però hai a che fare anche con giocatori da una tecnica sopraffina. Sei l'ultimo allenatore anche del fuoriclasse Pedro Gil. Quanto perde l'hockey perdendo uno come Pedro Gil? Ma Pedro, come si dice, no, è l'ultimo dei moicani, chiude un po' una generazione. Dispiacere è quello, però Pedro è un grande campione, ha fatto una scelta ben ponderata, ci ha pensato tanto, tutto il mondo hockeyistico perde un grande campione, ma ha fatto la storia dell'hockey. Ma conoscendolo non è uno, è uno che vuole chiudere vincente. Vuole chiudere vincente senza benissimo ombra per di il dubbio. Forte. L'ha dimostrato giocando con 39 difensori. No, fine settimana detti, credimi, non so quanti avrebbero potuto giocare che lui. Appunto. Bene, grazie davvero tanto Alessandro Bertolucci, allenatore di Forte dei Marmi ma anche della Nazionale, grazie a Roy Lepore, a Matteo Bertuccelli in regia, torniamo puntuali la prossima settimana.